Visto dalla passeggiata di Burci, ha il fascino tipico dell'archeologia industriale legata alla vicina Chiari e Forti. Ma quando si va dall'altra sponda del Sile, tutta la dimensione del degrado e dell'incuria. È l'ex deposito di granaglie di Silea, quei grandi silos che si vedono uscendo dalla tangenziale verso il Sine City e che sono d'estate la zona grigia tra le luci dell'abitato e quello della festa a ridosso della centrale elettrica, che poi diventa nera col buio dell'inverno. Di proprietà dei Pacagnan, armatori dei Burci, hanno lavorato fino a 25 anni fa, caricando e scaricando grano e altri cereali da e per Venezia, fino a quando il trasporto sul Sile ha lasciato spazio ai tir. Da allora funge da deposito del materiale della festa sul Sile, quando non viene utilizzato come discarica, come avevamo avuto modo di raccontare quando qualcuno scaricò una fotocopiatrice ritirata dall'ospedale con ancora all'interno le cartelle cliniche dei pazienti trevigiani. Che sia un luogo frequentato lo conferma anche il sindaco. La zona è frequentata perché c'è un'attività importante di legnami lì vicino, è frequentata moltissimo per le passeggiate, tantissima gente va a correre. Col buio però tutto cambia e sotto ai silos si danno appuntamento scambisti, mentre le coppiette più temerarie cercano un po' di intimità. Ma soprattutto lo spaccio, l'attività imperante, come ha raccontato oggi a Sveglia Veneti chi ci vive vicino. Che giri e anche che vi abbandona anche di immondizie di giorno e che ne dormiva anche dentro perché che era anche extracomunitari chi Vedi, era chissà. e dormiva dentro ma se da anni. Ed è proprio su queste presenze che si starebbero concentrando gli investigatori, perché Andrea Dorcic sarebbe stato ucciso altrove e poi scaricato qui, come si fa con un sacco di rifiuti.